splendida pala della Sacra Conversazione di Pietro Vannucci, detto il Perugino, è uno dei capolavori rinascimentali ospitati nella città di Senigallia. Originariamente esposta nella chiesa del Monastero delle Grazie, oggi la pala è provvisoriamente conservata nella Pinacoteca Diocesana di Senigallia. Il dipinto, eseguito nell'ultimo scorcio del 400, raffigura la Madonna in trono con il Bambino circondata da sei santi. Da sinistra verso destra possiamo riconoscere San Giovanni Battista, con la croce e la pelle di cammello, Ludovico di Tolosa, San Francesco, intento nella lettura e con il saio dell'ordine che ha fondato, i santi Pietro e Paolo e da ultimo sulla destra San Giacomo. La scena è inscritta in una magistrale prospettiva sagomata da pilastri e arcate che si aprono su uno scorcio di paesaggio. Salta immediatamente all'occhio la somiglianza con la Sacra Conversazione dello stesso autore conservata nella chiesa di Santa Maria la Nuova di Fano e notiamo che tra le poche differenze, le più evidenti e sicuramente le più interessanti per la storia del dipinto sono la presenza a Senigallia dello stemma dei Peruzzi sulla base del trono e la figura di San Giacomo che ricalca quasi perfettamente le linee della Maria Maddalena di Fano. Due dipinti quasi gemelli che, come hanno dimostrato le ricerche condotte durante l'ultimo restauro, sono stati realizzati a partire dallo stesso modello. Se è impossibile dire con certezza quale dei due dipinti sia stato realizzato per primo, è comunque certo che entrambi sono legati alla città di Fano e alla committenza della famiglia Peruzzi. Ma ciò che rimane avvolto nel mistero è il perché il dipinto si trovi a Senigallia. Perugino completa la tavola gemella di Fano nel 1497, come viene espressamente riportato nel gradino posto sotto i piedi della Vergine. E negli stessi anni dipinge probabilmente anche il dipinto di Senigallia, come testimonierebbe un grafito posto sotto i piedi di San Francesco, che riporta l'anno 1507 e che attesta l'esistenza del dipinto a quella data. Come osserva Livia Carloni, facendo riferimento alla cronachetta di Frate Grazia di Francia del 1522, che pur descrivendo la chiesa non cita il dipinto, la tavola deve essere giunta a Senigallia non prima della metà del Cinquecento. A sostegno di questa ipotesi, la studiosa porta anche una seconda prova. Vito Procaccini Ricci, nel suo manoscritto Indicazione delle pitture migliori nelle chiese di Senigallia, cita una predella attribuendola al Franco e al Tibaldi, in cui compare lo stemma dei Della Rovere. Questa notizia ci fornisce quindi due ulteriori indizi, attestando da una parte che il dipinto arriva a Senigallia prima del 1631, anno in cui termina la signoria roveresca, altrimenti non si giustificherebbe la presenza degli stemmi, e poi, se possiamo prendere per buone le attribuzioni della predella, non verificabili perché perduta, a Battista Franco o a Pellegrino Tibaldi, allora il periodo di esecuzione della predella stessa si restringe agli anni compresi tra il 1545 e il 1561, anni in cui questi due pittori erano attivi alla corte di Urbino. Ecco dunque che il periodo in cui viene eseguita la predella coincide con la signoria di Guidobaldo II della Rovere, il committente dei lavori di costruzione della nuova chiesa delle Grazie, che ha probabilmente acquistato l'opera dagli ultimi eredi della famiglia Fanese, facendo poi aggiungere la predella con il proprio stemma. La prima notizia certa della presenza del dipinto ce la dà invece l'abate Giuseppe Tiraboschi in un suo manoscritto dal titolo Pitture e sculture che sono nelle chiese di Senigallia dell'abate Tiraboschi dell'anno 1733.